Buon pomeriggio amici nerazzurri, ben ritrovati con una nuova edizione flash del TG Internews dedicata al secondo atto degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Inter. Questa sera alle ore 21 la squadra di Inzaghi e quella di Simeone si troveranno di nuovo ad affrontarsi per contendersi il passaggio ai quarti, questa volta al Civitas Metropolitano di Madrid. Piccolo vantaggio per i nerazzurri dopo l'1-0 di San Siro firmato Marco Arnautovic, che gli consentirebbe anche in caso di pareggio di strappare il pass per la fase successiva. Come affermato dal tecnico piacentino in conferenza stampa, però l'obiettivo non è quello di gestire quel risultato, ma di provare comunque a fare la propria partita contro un avversario forte che in casa si trasforma. L'Atletico Madrid, infatti, in questa stagione ha subito una sola sconfitta tra le mura amiche in Coppa del Re, restando imbattuto in campionato e in Champions League. Per affrontare i Colchoneros, Inzaghi si affiderà molto probabilmente ai titoli con un solo cambio di formazione rispetto all'11 visto all'andata. In porta Sommer, al centro della difesa, De Vrij è in vantaggio su Acerbi con Pavard e Bastoni. Sulla mediana il trio Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, sulla corsia di sinistra il riposato Di Marco e sul lato opposto questa volta è pronto Dumfries al posto di Darmian. Coppia d'attacco Thuram, Lautaro Martinez. Indisponibili Arnautovic e Carlos Augusto e occhio ai diffidati Frattesi, Aslani, Mkhitaryan e il capitano Lautaro Martinez. Della sfida di questa sera ha parlato in esclusiva ai microfoni di internews.it l'ex centrocampista nerazzurro Stéphane Dalmat. Potete recuperare l'intervista completa sul nostro sito. Noi invece ne parleremo insieme a voi nel triplo appuntamento sui canali di internews.it a partire dalle 18 con Interchat, poi ci rivediamo come sempre nel prepartita all'uscita delle formazioni ufficiali e ci collegheremo di nuovo intorno agli ultimi 15 minuti della gara per commentare insieme la prestazione dei nerazzurri e tutto il post partita. Iscrivetevi ai nostri canali e attivate le notifiche. A più tardi! Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.